Dovevamo scendere questo pomeriggio, volevo farle un trucco così potevamo scendere. Un'ora. Abbiamo giocato, siamo stati più di un'ora tra trucco, parrucco, vabbè, alla fine non siamo più scese nel pomeriggio. Quindi abbiamo deciso di giocare e abbiamo ricreato un trucco per tipica mediterranea, ragazza bruna con capelli scuri e occhi nocciola. Quindi vi lasciamo al video. Iniziamo a correggere delle piccole imperfezioni con un correttore. Dai, hai giusto qualche occhiaia. Poco. Con un correttore beige, un pochino più chiaro della sua pelle, per andare a rischiarare, visto che sono un pochino marroncini, non hanno niente di trascendentale. Correggiamo le imperfezioni, guarda verso su, modella. Grazie. Iniziando ovviamente dall'angolo interno, picchiettando il prodotto e portandolo sotto l'occhio, sotto l'occhio. Cipria sotto il contorno occhi dove ho appena messo il correttore. Guarda su, grazie. Allora, andremo a fare una leggera base con un fondotinta che non si vede. Vabbè, fidatevi del Soft and Natural della Essence e un pezzettino di spugna umida, quella in lattice. Gli altri pezzi sono scomparsi. Ne ho messo un po'. Luce, collabora. Eccolo là, un po' sulla mano. Ora vado a prenderlo con micro spugnettina e ovviamente inizio dal centro del viso spostandomi verso l'esterno. Ovviamente vado a sfumare sui lati la coprenza del fondotinta, come tutte sanno, è più coprente al centro e più sfumato verso i lati, verso le orecchie. E andiamo a sfumare anche di qua. Scusi tesoro, un pochino più qua se non vedo la sfumatura. Con la parte più appuntita della spugnetta vado negli angoli, cioè l'angolo del naso per coprire, e sfumo sotto gli occhi in questo modo. Riprendiamo la cipria e un pennellone senza la plastica ovviamente e spolveriamo, così il nostro fondotinta rimane tutta la serata, perché stasera faremo bordello. Ne basta giusto una spolveratina, niente di esagerato. Battiamo di questo e spennelliamo. Prima di tutto ti ho sconvolto i capelli sulla zona T. Ok, ora andiamo a truccare gli occhi. Ho deciso di fare un trucco molto tranquillo, niente di trascendentale. Prima di tutto ovviamente abbiamo bisogno di una base, userò quella della Clio for Pupa e la vado a mettere su tutta la palpebra, sia mobile che fissa. Ne prendo un piccolo quantitativo, grazie. Ok, andiamo a fare una base con un marroncino, ups, vi sto accecando, medio. E vado a ricreare una forma molto naturale sull'occhio, rientrando nella palpebra mobile, salendo leggermente. Vado attaccata alle ciglia quando più prodotto e piano piano mi trascino verso la piega palpebrale. Esco leggermente fuori qua per creare una piccola puntina e dare l'illusione di un occhio ancora più allungato. Poi prendo un color beigeolino, quasi un color miele, e vado a illuminare l'angolo interno dell'occhio. Prima lo appoggio e lo tampono in questo modo, poi per essere più naturale vado a sfumare leggermente con il dito. Ok, e ora con una matita bianca per occhi andiamo a creare un piccolo punto luce cremoso sotto l'arcata, così per alzare un pochettino la palpebra, perché la mia cuginetta era un pochino assonnata. Alziamo il sopracciglio e creiamo un piccolo punto, ma proprio minuscolo,
Ok, dove hai fatto il puntino, andiamo a sfumarlo e a renderlo più omogeneo con il resto della palpebra. Ora, copro mia cugina, andiamo a mettere un beige chiaro sotto l'arcata per illuminare. Vado a illuminare tutta questa zona. Da sotto l'arcata scendiamo fino qua. Ok. Ora, con un pennellino da sfumatura di questo e un ombretto nero, regaliamo una leggera ombra alla piega palpebrale. Pochissimo prodotto, scaricato un po' sulla mano. Andiamo a fare un'ombra alla palpebra con movimenti leggeri di questo tipo. Andiamo avanti e dietro e creiamo la nostra ombra. Con un pennellino di questi a lingua di gatto sottili, sporco un pochettino di nero, vado a creare insieme al marrone, quindi creare l'ombra sotto le ciglia, fino più o meno a tre quarti di occhio, allungando verso l'esterno, in questo modo. Ora vado a prendere un ombretto dorato e vado a creare un punto luce al centro della palpebra usando questo strumento fantastico, il mignolino. E vado al centro della palpebra, prima posiziono un po' il colore così, ne prendo un altro po' se occorre, sempre con il dito, e poi vado a leggermente a sfumare. Creo un punto luce dorato che sulle persone con una bella carnagione scura sta da Dio. Ora vado a prendere un eyeliner dorato e creo la linea ovviamente sull'occhio. La uso dorata perché, a parte che stiamo arrivando al Natale, 2 sta bene con gli occhi nocciola e 3 mi piace. Andiamo con un piegaciglia a piegare le ciglia e mettere tanto tanto mascara. Con qualche pressione e poi tiriamo verso l'alto, così si piegano. Ora mettiamo un po' di mascara, iniziamo con una sola passata all'inizio e poi magari ne aggiungiamo un'altra. Mettiamo anche un po' sotto, faccio un'altra passata, vado a pettinare le sopracciglia ovviamente verso l'alto e per tenerle ferme tutta la serata vado con una lacca, non si vede, sullo spazzolino, la usiamo come fissante. Andiamo a fare un leggero contouring con una terra. Così le continuiamo a scaldare l'incarnato e in più la scaviamo un pochettino. Ora andiamo a prendere un illuminante in polvere e glielo mettiamo sugli zigomi e sfumiamo con il dito. E vado a sfumare leggermente con un kabuki. Anche qua, grazie per la collaborazione. E ora ci serve un blush, lo prendo marroncino con il pennellozzo e vado sulle gote. Sorridendo le sistemo la faccia, metto sullo zigomo e sfumo verso i capelli. E vediamo queste gote rosse giuste per la sua età. Contorno e coloro pure. Vado anche a colorarla così le do una base duratura, così questa notte saranno folline. Non è vero? Io da cugina grande non le farò mai fare follie. Sono un po' una rompiballe. E sulle labbra vado a mettere questo glossettino rosa per stemperare il fucsia. Trucco su Brunona Mediterranea con occhi caldi, carnagione calda. È finito. Noi vi salutiamo e mandiamo un bacio, manda bacino. Ciao ciao e in gamba!